Pietrasanta strizza l'occhio alla perla delle Dolomiti. Saranno i laboratori, le fonderie della piccola Atene i partner di riferimento del cortinametraggio, la rassegna cinematografica dei corti in programma dal 20 al 26 marzo a Cortina d'Ampezzo. Per questa sua 12ª edizione, il festival, ritenuto l'Oscar del cinema breve italiano, punterà sulla sinergia con la Versilia. In queste ore il sindaco Massimo Mallegni si trova nella località sciistica per definire gli accordi. Un evento di notevole richiamo mediatico con artisti del grande schermo che premierà corti di commedia, web series e videoclip. Pietrasanta sarà l'artefice dei premi di cortinametraggio, coinvolgeremo i nostri artigiani del marmo e del bronzo e quindi renderemo Pietrasanta ancora una volta significativa, perché Cortina con Capri è una delle mete più importanti turistiche a livello nazionale e internazionale. A questo punto il gemellaggio che parte dall'arte, in questo caso del cinema, ma si sposa con l'artigianato, sarà cosa fatta e quindi Pietrasanta entrerà a pieno titolo in questo ambiente dove probabilmente un po' di arte e cultura fa bene. Il cortinametraggio avrà probabilmente un'appendice estiva a Pietrasanta a giugno oppure a fine maggio, un ponte culturale che potrebbe unire la Versilia e le Dolomiti.